Salvatore, buonasera. Ciao Luigi. Salvatore, cosa succede quando viene ucciso un animale? Succede la stessa cosa quando viene ucciso un uomo. La differenza tra l'uomo e l'animale è che noi abbiamo superato un livello di evoluzione, ma siamo ai loro stessi livelli. Se dovessi dirlo io, l'animale è più intelligente di noi, l'animale è più evoluto di noi, l'animale sa più di noi, ha i sensi fisici superiori ai nostri, come l'odorato, che non è il nostro, la vista che possono vedere a distanza, le aquile addirittura a chilometri, vedono il bruco, il bago a terra, hanno le orecchie che ascoltano e che sentono qualsiasi frequenza e vibrazione, noi non ascoltiamo neanche un amico che a 10 metri ci chiama, quindi loro sono superiori, solo che noi abbiamo, diciamo così, ci siamo evoluti attraverso il corpo emotivo, loro hanno un certo tipo di emotività, ma ancora non hanno raggiunto il nostro livello. Il nostro livello emotivo ci ha portato sì anche al raziocinio, non all'intelligenza, ma al raziocinio. Neanche Einstein era intelligente, era razionalmente evoluto. Quindi, cosa sta a significare? Che un animale, essendo costituito da tutti i nostri corpi, che non ha neanche cristallizzato, come non l'abbiamo neanche cristallizzato noi, per dire noi abbiamo un'anima, non abbiamo un'anima. Addirittura noi abbiamo perso il nostro corpo psichico, mente sana in corpo sano. Cioè la psiche col fisico, psicosomatico. C'è il soma che sarebbe lo scafandro, la psiche che sarebbe la parte intelligente, con sette sensi psichici, superiore a 5 sensi fisici. I fisici noi li abbiamo persi, gli animali no. I psichici gli animali non ce l'hanno. Loro hanno ancora l'istinto primordiale, noi l'abbiamo perso. Abbiamo perso il linguaggio primordiale, loro ce l'hanno. Si comprendono in qualsiasi lingua. Dell'universo, degli universi e dei cosmi, perché dentro di loro, loro sono un piccolo universo, come lo siamo noi, un microcosmo. Ma noi abbiamo perso tutto, perché ci siamo distaccati dalla natura, ci siamo disconnesse. È come tu disconnetti una tastiera dal computer. Che fai con la tastiera? Gli do segnali e informazioni che poi mi deve visualizzare. Ma non li visualizzi più perché non sei connesso. Vai a testone per i sensi fisici. Vivi soltanto attraverso i sensi fisici che sono già tutti appannati. Gli occhi che non vedono più bene, c'ha le cataratte, c'ha tutte le altre malattie degli occhi, c'ha i glaucomi, c'ha le trombosi, c'ha la cecità, c'ha tutto quanto. Le orecchie poi abbiamo bisogno dell'amaico. Perché quello che noi chiamiamo ciruna è muco stanzio, stagnante, e il timpano non vibra più, non porta più le frequenze al cervello. L'odorato l'abbiamo perso, ora ci sono i polipette dentro il naso. Possiamo fare una mangiata, aglio, olio, peperoncino e polipette. La bocca l'abbiamo persa, le papille gustative, per tutti i veleni che abbiamo messo nella bocca. 7-Up, PepsiCola, Coca-Cola e tutte le altre cose, bibite caldissime, cose caldissime che hanno bruciato tutto quanto. Non abbiamo più palato, se tu gli dai la merda a mangiare se la mangiano, che buona, che bella. Perché non hanno più neanche l'odorato. Attraverso le adenoidi che si sono otturate completamente, non sentono più i profumi. Poi il tatto non l'abbiamo più, non lo sentiamo più. La leggenda della principessa sul pisello che sentiva il pisello nelle sue spalle che dormiva su sette materasse è un'allegoria ma reale, perché se noi tocchiamo qualcosa, prima la sentivamo sotto, anche un pezzo di legno sentivamo cosa c'era sotto, ora non sentiamo più niente. Gli animali invece no, sentono tutto, capiscono attraverso tutti i sensi che hanno. Se ne perdono
se ne perdono uno di queste essenze, ne ritrovano un altro, lo sostituiscono, si trasformano. C'è tutti gli animali, se noi guardiamo dei documentari su Facebook, noi vediamo che ci sono animali che trasformano le loro caratteristiche. In base a quelle che hanno perso, ne hanno altre nuove più potenti. Noi non possiamo fare quello. La lucertola, se perde la gola, la rigenera. Noi se prendiamo un braccio, col cavolo se lo rigeneriamo. Perché ci hanno tolto la tripla elica. Cioè, noi abbiamo perso tutto, in poche parole. E diciamo di essere di immagine e somiglianza di Dio. Di quale Dio? Io credo in Dio. Dimmi che. E anch'io crederò in Lui. Io credo in Cristo. E non hai mai letto l'Evangelo? Come fai a credere? È come quello che crede in Mao e non ha mai letto il libretto di Mao. O quello che crede a Marx, Carlo Marx, e non ha mai letto il Capitale. Ma crede in Marx, al marxismo, al leninismo, a tutte queste stronzate di merda. Si risponderanno: no, è una cosa che sento in me. Che sento? Che sentono? Le campane del silenzio, forse? Solo i santi sentono le campane del silenzio. O io, quando ero bambino, sentivo il profumo dei gelsomini e l'avvicinarsi dei santi nel periodo della Pasqua e della nascita lì e della, come si chiama? Il 25 dicembre e del Natale. Da bambino li sentivo e le ho risentite tutte queste cose quando ero a Favignana e stavo morendo e mi sono guarito, perché mi ero interconnesso di nuovo con la natura come quando ero bambino. Io sentivo un sacco di cose quando ero ragazzino, percepivo un sacco di cose. E da allora ho cominciato ad aiutare i deboli e gli oppressi. Ho cominciato a portare latte ai bambini che morivano di fame, ho cominciato a raccogliere fondi andando a fare l'accattone per strada, a chiedere l'elemosina, e compravo dei alimentari, e lì ci sono le fotografie, sono state trasmesse pure su Facebook, e li davo alle famiglie che non avevano il giorno di Natale o di Pasqua niente da mangiare, mentre tutti gli altri avevano baccanale di Tiberio e pranzo luculliane. Io davo questo, togliendolo prima dalla mia bocca e poi dando a loro. E questa è la mia vita che è stata. E osano criticarmi, e osano dirmi qualcosa. Perché non venite a dirmelo di presenza? Perché non venite a vedere quello che sono? Perché non sentite le persone parlare? O quelle che sono venute qua? Non quelle che sono venute qua in malafede, ma quelle che volevano guarire sono guarite. Non come queste ultime che sono venute qua, di merda sono state, che le ho salvato quasi la vita. Non voglio andare in profondità perché mi fanno schifo. Quando entro in uno stato emotivo particolare, i miei polmoni, che sono stati bucati dalle costole rotte, mi creano dei problemi. Loro non sanno perché io sto assente. Io sono stato massacrato in tutto e per tutto, mi hanno massacrato. Ultimamente sono caduto. Dalla radiografia sono risultate due costole rotte qua. In 15 giorni si sono risanate, non sento più dolore. Ho questo braccio che ancora non posso alzare, che c'è una lesione al muscolo e uno all'osso. E siccome sto aiutando gli altri, nessuno aiuta me. Non riesco da solo a mettere l'argilla. Gianni, che sta badando agli altri, non ha il tempo di badare a me. Vedi, il calzolaio cammina con le scarpe rotte. Così è il problema. Il sarto con ho i pantaloni rattoppati. Un meccanico con la macchina vecchia. Il meccanico con la macchina. Io cammino nella mia vita con tutto il mio corpo disgregato. E poi mi dicono: tu perché tossisci?
o tu perché che cosa? Ma mai hanno visto le mie foto, quelle che ero fino a 6 anni fa, quando facevo bodybuilding? Mi hanno visto a 13 anni e mezzo che ero superiore a Schwarzenegger e che sono nato con una forza erculea e che mia madre mi ha messo quello che Giove ha fatto mettere a suo figlio, la pelle di capra, il vello di capra. A mia madre gli hanno detto: metti a tuo figlio il vello di capra, questa volta non lo ammazzeranno. Ed è stato vero. Questa volta non ci sono riuscite. La prima volta ci sono riuscite, e c'ho la lapide al cimitero di Marsala, qui giace Salvatore Paladino, di Antonino Impiccichè Giuseppa, morto a un mese di vita. Capisce? Poi sono ritornati e hanno detto a mia madre di riavere di nuovo un bambino. Mia madre non voleva, e loro gli hanno garantito che questa volta non mi avrebbero ucciso. E fino ad ora, con tutti i massacri che mi hanno fatto, loro hanno mantenuto la loro parola. Sono ancora qua vivo e parlano male di me. Chi a posto mio sarebbe ancora vivo? Perché non fate quello che ho fatto io? Ritornando al discorso degli animali, allora, hanno un'anima? No, come noi non abbiamo un'anima. Noi abbiamo una parvenza d'anima, non l'abbiamo ancora cristallizzata. Gli animali non l'hanno cristallizzata. Per cristallizzare un'anima bisogna connettersi con i vari corpi sottili e cristallizzarla, e allora abbiamo un'anima. C'è l'anima che mettono a noi, è tutta un'altra cosa, non è quella personalità che noi chiamiamo volgarmente anima. La personalità e l'individualità sono sconnesse dai nostri corpi sottili. Quando si connetteranno e si cristallizzeranno, allora si uniranno come l'elettrone e il positrone e diventeranno energia pura. Il maschio e la femmina che si unirà, il positivo e il negativo, l'individualità con la personalità, diventerà un'energia cristica. Ci sarà il piccolo nato, il piccolo Cristo, e allora noi saremo nei mondi superiori, nei mondi più reali. Per adesso siamo nei mondi illusori, nei mondi del bene e del male, del positivo e del negativo, della luce e dell'ombra, di Dio e di Satana. Dobbiamo togliere queste due sfaccettature che ci legano ai mondi tridimensionali, ai mondi fisici, e ci lasciano morire di malattie, di dolore, di sofferenze. Salvatore, nel passato venivano venerati gli animali, come ad esempio nell'antico Egitto c'erano parecchi animali che venivano venerati, come adesso, che ne so, nei paesi d'Oriente viene venerata la mucca. Cioè, che cosa... Non è che viene venerata, addirittura c'è la statua di un elefante, Ganesha, il dio elefante. O ad esempio nel passato che si parlava del toro di d'oro che veniva venerato, che Dio non voleva che fosse... Esatto. Quindi cioè è stato uno sbaglio. Tutti sono sbagli, sono i grandi sacerdoti che creano dipendenze da loro in base alle stronzate che ci danno a bere. Se loro ci dessero la verità, loro non potrebbero essere più lì. Se noi diventiamo come loro, loro non ci potrebbero più gestire. È la stessa cosa che un maestro di scuola ha un bambino che gli fa fare le aste, e quel bambino fino alla quinta elementare ha sempre quel maestro e beve l'informazione da quel maestro, poi capisce, invece di andare a lavorare continua le scuole, va al magistrale e diventa maestro come lui, e si ritrovano lui un po' più anzianotto, lui più giovane, nello stesso plesso scolastico e nell'aura accanto. Cioè il discepolo di una volta raggiunge il maestro, anzi l'ha superato. Se quel maestro è intelligente, gli sorriderà e dirà a se stesso: sono stato un bravo maestro. Se invece è dalla parte negativa, lo odierà fino a intracciare il suo cammino. Questi siamo noi. O dei o demoni. Facciamo schifo a noi stessi. Basta guardarci nello specchio e sputarci in faccia. Un giorno, mentre io scendevo per andare dal direttore,
all'ufficio postale c'era un impiegato con i piedi a muro che fumava la sigaretta nel corridoio. Quando sono passato davanti a lui ha fatto così e me l'ha buttata in faccia. Io l'ho guardato e gli ho detto: Gerardi, tu quando è che smonti? Lui mi vedeva che io ero come Schwarzenegger, sapeva la mia forza. Mi ha detto: che fai, mi vuoi dare botte? No, voglio solo sapere quando smonti. Perché? Tu dimmelo e io ti dirò perché. Alle 2. E vai a casa? Certo. E a casa tu, quando arrivi, c'hai uno specchio grande, sì, nella camera da letto, in uno... le ante dell'armadio. In un'anta dell'armadio grande. Beh, quando vai lì, fammi una cortesia. Mettiti davanti allo specchio, accendi la sigaretta, dai la prima boccata, poi la butti sulla tua immagine e devi dire queste parole: chi è questo stronzo che fuma? La seconda boccata fino alla fine della sigaretta, ogni volta dirai, buttando il fumo sulla tua immagine, chi è questo stronzo che fuma? Domani vieni se lo fai e mi dirai quello che succede. Beh, io ti giuro, non come dicono gli esseni, non giurare per il cielo e per la terra, ma dici sì o no. Io ti dico sì, non è venuto. Mi ha incontrato dopo 2 anni, sempre lì a quel punto, e mi ha detto: Salvatore Paladino, io ho un debito con te, lo vorrei estinguere. Io l'ho guardato e gli ho detto: io non ti ho mai dato soldi in prestito. Che tipo di... io avevo dimenticato. Lui mi ha detto: ti ricordi quando quel giorno così così? Ah sì, certo che ricordo. Che è successo? Io non ho fumato più. Io ho aspettato 2 anni per dirtelo adesso. Sono 2 anni che non fumo più. Una persona intelligente. Gli altri sono tutte stronze. Lo stronzo quando esce dal culo fuma. Figuriamoci se loro non devono fumare la sigaretta. Se fuma lo stronzo, fumano pure loro. Questo è Salvatore Paladino. Ritorniamo di nuovo sul discorso degli animali. Vedo, leggo da internet pagine specializzate di esoterismo, yoga, queste cose qua, e rappresentano l'animale con i chakra. Quindi ci danno una cosa di... cioè una vicina, cioè una somiglianza come l'uomo sotto questo aspetto qui. Sono vere queste notizie? Sono stronzate, cazzate o cosa? Vero, se tutto... se tutta quanta la creazione è stata emanata da Dio, tutte le particelle fisiche e psichiche che formano i globi di vita e tutta la vita che si manifesta in questi globi come amore, intelligenza, potenza, coscienza e consapevolezza è Dio. Pure le pietre sono Dio, c'è l'informazione di Dio. Come parlavi prima dell'argilla negli altri video. Come parlavo prima dell'argilla. Quindi se gli animali li identificano in questo modo, li stilizzano in questo modo, è che hanno ragione. Come ti dicevo prima, io sono uguale a noi, solo che noi abbiamo superato un pochettino la parte emozionale. Noi vibriamo sull'alto emozionale e non sul basso emozionale come vibrano loro. E quello che io dico in un video, mi sembra che l'abbia già fatto, non ricordo bene, che quando gli uomini pensano inutilmente e pensano a cose terribili, cose di orrore, pensano a qualsiasi cosa brutta, queste cose non è che scompaiono, finiscono e si dissolvono, vanno a finire nel basso eterico. La dimensione eterica è di 7 strati, i 4 bassi dove coinvolgono lì le larve, i gusci, gli ectoplasmi, le ombre, gli sciamani, i maghi neri, gli assassini e tutti quelli che dà schifo, sono mondi terribili. Cioè da questi livelli poi si possono materializzare nella nostra dimensione? Certo, certo.
Quindi diciamo che questi bassi livelli sono la fabbrica del mare. Per prendere energia vitale e continuare a sopravvivere, perché col tempo anche loro si dissolvono, come si dissolve un corpo fisico che diventa prima vermi, cenere e poi scompare completamente. Quindi Salvatore, adesso tu mi stai dicendo una cosa che io vado a collegare alla realtà. La TV che ci fa vedere tanta violenza, che ci fa vedere guerre, quindi fa di tutto per alimentare questi pensieri negativi, perché così noi li manteniamo sempre vivi dentro noi e a nostra volta andiamo ad alimentare questi bassi livelli eterici. Perfetto, bravo Luigi. Ma non solo questo. Tu guarda, prima c'era Hitchcock con Psycho e con tutti gli uccelli, con tutte quelle cose che ci facevano spaventare. Sono venuti Dracula e compagni per farci spaventare. Ora c'è Dario Argento. È il più grande schifezza e schifoso di questo mondo, vede, ha una faccia di demone. Sono demoni che si sono incorporati in lui, fa solo film di orrore, di paura, di sangue, di assassini e di altre cose. A cosa servono queste cose? Ad alimentare soltanto i predatori, perché la gente che va a vedere queste cose si spaventa ed emana energia psichica di dolore, di sofferenza, di paura, di cui queste si alimentano. È come colui che mangia l'animale morto. Perché non mangiare gli animali? Per semplice motivo che loro hanno tutte le sostanze che abbiamo noi, e quindi se noi mettiamo più colesterolo, più trigliceride, più acidi urici, leumanina, leucomanina, leocadaverina e tutte le altre sostanze che noi in realtà abbiamo, e lì diciamo così, li assorbiamo, è come se noi mangiamo delle vitamine buone, le mangiamo a dose massicce, noi ci ammaliamo. E così se noi ammettiamo quelle cose di un animale che ha trasmesso l'odio, è come nelle piante, ci sono piante che si cernono veleno per evitare che gli animali li mangiano, per avvelenarli, per allontanarli da loro. E allora hanno più intelligenza di noi, sono più consapevoli e coscienti di noi. Beh, quegli animali che ancora sono connessi alla natura sono pure intelligenti come loro e creano degli antiveleni e quindi si nutrono di quelle cose. Noi non lo facciamo più e ci ammaliamo. Noi mangiamo l'animale, la fetta di mucca, la fetta di manzo o gli animali che sono stati uccisi. E il loro terrore, la loro rabbia, tutto quanto è nelle loro cellule. E noi mangiamo veleno, mangiamo la morte e non lo comprendiamo, e poi siamo tutti ammalati. Milioni e milioni e milioni di animali che vengono uccisi, la loro energia vitale li prendono questi predatori, perché si nutrono di energia vitale. Non deve dimenticare che Geova voleva massacri di animali come il capro, come le pecore e gli umani. Ogni umano che uccidevano, che doveva essere vergine, che doveva essere bambino, che ha l'energia ancora vitale che sale, è come la rugiada che sale nelle piante. La brina scende dalle piante, distrugge le piante. Quindi volevano energia vitale pulita di ragazzine. E li facevano massacrare nelle aree. Le giovani donne. Vergine. Sì, è così. Massacravano gli animali quando non si trovava. Perché? Perché questi demoni non fanno differenza tra l'uomo e l'animale. Basta che energia vitale di paura, di terrore, di altre cose. Gli angeli non vogliono questo. Gli angeli vogliono la nostra energia psichica in base all'amore che noi diamo a loro, e loro ci aiutano, ci proteggono. I demoni non ci proteggono, non ci aiutano, ci tolgono tutto quanto, ci creano guerre, ci distruggono nelle guerre, creano tutte queste malattie che ci sono in giro, sotto forma di scienziati che devono fare esperimenti su che cosa? Su come ammazzare e distruggere l'umanità? Questi sono i demoni che creano tutte queste cose. E siccome lappano e dicono io credo in Dio, io credo di qua, io credo di là, il mio maestro yoga, il mio maestro. Ma quando mi dicono maestro Salvatore, io li mando a fare in culo, non a Fandolandia, direttamente a fare in culo. Quando mi dicono poeta, mi dicono questo, mi dicono quell'altra cosa, o mi elogiano, io mi incazzo.
andate tutti a fare in culo, io sono Turigio, Salvatore Paladino è in un'altra dimensione. Andate a parlare, a comunicare con lui, a me non rompete i coglioni. Capisce? Io sono quello che sono, semplice, e lo riconosco. Gli altri non riconoscono di non essere nessuno. Quanti sofisti gli dicevano a Socrate delle cose sbagliate? Dice: tu sei ignorante, tu non conosci niente, tu non capisci niente, noi abbiamo studiato. Socrate gli rispondeva nel modo più semplice: io so di non sapere. Significava che sapeva di non sapere. Voi non sapete di non sapere. Decidete voi. Quando un giorno un certo Ciullo d'Alcamo, grande poeta siciliano, qua di Alcamo a 200 chilometri, ebbene, un grande poeta del nord ha detto ad alcuni: io voglio battere Ciullo d'Alcamo. E hanno fatto questo tipo di diatriba. Ognuno diceva le sue cose. Questo si presentò vestito di rosso come i preti, come tutto ingabbugliato, quello con una semplice veste, tranquillamente. Dopo che questo stronzo che veniva dal nord ha cominciato a dire tutte le sue stronzate, quello che aveva, come si chiama, quello che si mette in mezzo lì, il che doveva giudicare, quello che doveva giudicare, gli ha detto: Ciullo, adesso parla tu. Lui ha parlato, ha guardato e ha detto queste parole: povera e minuta filosofia, di rosso va vestito l'ignoranza. Lui era vestito di rosso va vestito l'ignoranza. Ha voltato le spalle e se n'è andato, non l'ha neanche cacato. Fate quello che volete, stronze. Io sono così come Ciullo d'Alcamo. Io sono ignorante come lui. Salvatore, prima ci hai parlato di anima. Ma allora, quest'anima che diciamo dovrebbe avere anche l'uomo, cioè dovrebbe avere l'uomo e non l'animale, come si manifesta? Come? Quando? In che modalità? Beh, vede, io ho sempre spiegato e ho detto che il padre e la madre danno un corpo fisico e psichico al neonato. Una parte è della loro psiche e del loro fisico, della materia che loro si nutrono e mangiano, perché siamo fatti di sette strati, come la terra, denso, c'è solido, liquido e gassoso. Poi c'è troposfera, stratosfera, ionosfera ed esosfera. Sono che appartengono al gassoso. La parte gassosa, che sarebbe la parte eterica, la parte psichica del pianeta Terra, perché ha una psiche, ragiona come ragiona l'atomo dell'argilla. Ebbene, l'anima non ce la dà. Dio l'ha messo in un cratere e ha mandato un eraldo per il mondo per dire: riempitelo se volete avere una mente, che ancora non ce l'abbiamo. E allora, attraverso un certo tipo di catarsi evolutiva, di risveglio interiore, noi dovremmo connetterci con l'anima che, diciamo così, gli dèi, diciamo, ci danno al momento non della nascita, perché siamo nati con un corpo fisico e psichico, al momento in cui facciamo gli 8 anni, e sarebbe la prima comunione come fa la Chiesa Cattolica, ma la Chiesa Cattolica non fa le cose giuste. Quindi sarebbe la prima comunione dell'anima, che, come hanno detto a mia madre, noi inseriremo l'anima, ma di Salvatore, non di Turiddu. Salvatore lo stesso, io sono Salvatore Paladino, ma il mio alter ego l'hanno immesso da un'altra dimensione, non è nato da mio padre e da mia madre. Quella è l'anima reale, ma può accedere veramente a me quando io cristallizzo questi corpi sottili e mi rendo, diciamo così, un'unica cosa con la mia psiche,
quello che gli umani non l'hanno più una pessiga, l'hanno distrutta perché non l'hanno alimentata. Io l'ho alimentata e mi sono interconnesso con la mia anima. E ai 14 anni l'anima penetra totalmente nel corpo fisico. E Salvatore sta facendo miracoli. Lo vedono pure di notte da tutte le parti, insieme a Maestro, insieme a Sai Baba, insieme a tutti quanti, e fa miracoli pure durante la notte. Io non riesco a fare quello che fa lui. O quando io aiuto qualcosa è lui che dà le informazioni a me, altrimenti io non potrei fare niente. È come la tastiera che non è connessa al computer. Se io mi sconnetto non sono niente, leggo solo Tex Wheeler. Quindi nell'essere umano dopo l'adolescenza, diciamo, si integra completamente, sì, con il corpo fisico, l'anima. Esattamente. Perché fino a, cioè, in età piccoli, cioè da quando si è bambini... E si può sconnettere semplicemente facendo la vita che stiamo facendo noi, disconnettendoci dalla natura. L'anima si allontana da noi, come si allontana un essere vivente da un serpente. Quindi bambini tenuti in un ambiente cittadino di caos e di cose non fa altro che disconnetterli, farli distaccare o rallentare il processo di unificazione con l'anima. Ma se già siamo tutti disconnessi dalla terra camminando con le scarpe, i calzari, le scarpe di gomma, non c'è più contatto con la terra. Una volta c'era la terra, non c'era il cemento. O se non ci sono, si le scarpe, ci mettono il cemento. Certo, si camminava a piedi nudi, non siamo più legati alla terra. Quindi anche l'opera di cementificazione non è una cosa, diciamo... Ma secondo te, perché? È voluta. Perché quello che chiamava Dio Mosè, quando è salito sul Monte Sinai, gli ha detto togliete le scarpe. E Mosè si è chinato e si è tolto le scarpe. Perché i musulmani lasciano le scarpe fuori? Sempre per lo stesso motivo. Solo noi cattolici che crediamo in Geova entriamo con le scarpe sporche di merda, di cacciame e di altre cose nelle case altrui, specialmente nelle case di Dio. Siamo tutti figli di puttana e crediamo di essere chissà che cosa. E quando qualcuno gli dice la verità in faccia si arrabbiano, ti mettono le mani in faccia invece di chiedersi perdono. Questo sole è sacro, togli i sandali sporchi da altre parti, connettiti con la terra, con la tua madre. Perché cammini sconnesso? Gesù camminava con noi, i sandali di Uta erano fatti di canapa, tela di cotone. E basta. Non aveva fame, non aveva sete, non aveva altre cose. Si nutriva come quello che disse quando camminava con il Cristo incorporato in lui. Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Lui si nutriva di Dio, si nutriva di prana, di vitratone, di energia spirituale, di energia divina. Si nutriva di tutto quanto. Noi non ci nutriamo un cazzo, solo di merda, di morte, pesci morti che vanno in decomposizione nello stomaco subito col calore interno che abbiamo e ci ammaliamo. E più ci ammaliamo e più abbiamo la febbre, più ci danno il brodo di pollo caldo, che è l'urina, che è l'urina del pollo. Questo siamo noi, siamo persone intelligenti, abbiamo studiato. Abbiamo la laurea, capisci? Ho la laurea, che cosa? La laurea, la laurea. Hai uno stronzo in testa, se lappano. Perché questi luminari non vengono a parlare con me? Perché non mi vengono a dire che dico cazzate? Perché non me lo dimostrano? Perché non fanno quello che faccio io? Perché non fanno i digiuni che ho fatto io? Perché nel punto di morte non si connettono col Cristo invece di andarsene nel grande ospedale, come fanno i papi, come fanno tutti gli altri? Perché non credono, non hanno fede. Io gli ho lasciato la luce dei miei occhi, due bambini meravigliosi, avevo finito la casa, avevo finito tutto quanto, ero in un'oasi di pace, mi sono ammalato e mi sono allontanato per non fare soffrire
del dolore che soffrivo io e i miei familiari. E non mi hanno creduto, non mi hanno accettato. Hanno detto che io non sono voluto andare all'ospedale. Non sono rimasto a casa. Mi sono isolato. Per amore a loro. Grazie, Salvatore.